Luca stesso ha cura di ricordare l'azione dello Spirito Santo, il quale tesse i fili della vicenda e conduce l'insieme con sapiente regia. Particolare interessante da tenere presente è che al tempo di Gesù il Tempio era come, tra parentesi, vuoto, in quanto che da secoli era scomparsa l'Arca dell'Alleanza, simbolo e segno tangibile, materiale, della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. E così il popolo da secoli attendeva che Dio tornasse a riempirlo ancora con la sua gloria.